Si è chiusa oggi a Forlì la quarta conferenza internazionale sulla ricerca traslazionale in oncologia, ovvero quel tipo di ricerca che mira al rapido trasferimento delle scoperte di laboratorio alla pratica clinica. Conferenza organizzata dall'IRST in cui si è parlato di medicina di precisione, argomento di cui il direttore scientifico dell'IRST, appunto il professor Amadori, parla in molti suoi interventi. E allora sentiamo dalle sue parole cosa si tratta nello specifico. Si tratta di un importantissimo convegno che ha affrontato un tema di grande rilevanza, quello della ricerca traslazionale, cioè quella ricerca che cerca di portare al letto del paziente nel più breve tempo possibile le scoperte che vengono fatte nei laboratori. In particolare in questo convegno si è trattato di alcuni importantissimi nuovi orizzonti nella ricerca oncologica. Uno di questi è quello dell'avvento nella terapia oncologica dei cosiddetti farmaci immunologici, cioè quei farmaci che operano nell'ambito del microambiente tumorale, risvegliando le difese immunologiche che per effetto del cancro si sono quasi addormentate. Questi farmaci hanno la proprietà di poter essere utilizzati nei confronti di diverse forme di tumore, in quanto non vanno ad uccidere direttamente le cellule tumorali, ma agiscono potenziando le difese immunitarie. Un altro grande settore di ricerca che ha portato a eclatanti risultati è quello che riguarda lo studio del microambiente tumorale. Ogni tumore nasce e cresce in un certo ambiente particolare e i nuovi farmaci sono quelli che rendono questo ambiente dove il tumore è nato inospitale rispetto al tumore. È come se le cellule tumorali fossero delle persone che vivono in un'oasi, in un deserto e che a un certo punto si trovano ad essere depauperate sia dell'acqua, sia dell'ombra, sia delle piante di questa oasi che le nutrono. In quel caso queste cellule sono destinate a morire perché l'ambiente dove vivono è diventato inospitale. E questo è un modo nuovo per affrontare il tumore, non più il vecchio metodo di colpire con dei proiettili le singole cellule, ma di rendere inospitale l'ambiente dove queste cellule vivono. E questo è stato il grande secondo argomento di questo convegno. Però si è anche affrontato il tema della cosiddetta medicina di precisione, cioè quella medicina che permette di curare un tumore non solo per il tipo di organo che è compromesso dal tumore stesso, ma in base alle caratteristiche molecolari. Ogni tumore può avere 8, 10, 15 diversi tipi di alterazioni molecolari. Per ognuna di queste ci può essere un farmaco preciso. Si tratta della cosiddetta target therapy, quella terapia che è fatta di farmaci che colpiscono un bersaglio preciso nelle molecole del tumore. Anche in questo campo ci sono stati grandissimi progressi che hanno portato a guarigione tumori prima incurabili, come molte leucemie linfatiche, come i tumori cisto del gastroenterico, come alcune forme sempre più frequenti di tumore della mammella. Quindi questo convegno ha fornito un aggiornamento importantissimo per la presenza anche di relatori che venivano da tutte le parti del mondo, venivano dagli Stati Uniti, dall'Europa, molti ricercatori italiani. È stata quindi un'occasione di grande confronto e di grande aggiornamento. E il nostro istituto, che è impegnato in tutti questi settori della ricerca, ha potuto in questo modo confrontarsi con istituti di ricerca di tutto il pianeta e ha potuto potenziare ulteriormente le collaborazioni scientifiche con i ricercatori che sono affluiti numerosi a questo convegno.